Promuovere il brand di Fanno nel mercato internazionale per rafforzare i gemellaggi e aprirsi a nuovi flussi turistici. Prosegue senza sosta la strategia lanciata dall'assessore Etienne Lucarelli di ritorno da un viaggio a Gandia finalizzato a favorire il mercato turistico ed economico delle due destinazioni. Insieme a lui era presente una delegazione dell'agenzia di viaggio Fanesi che ha incontrato nella provincia di Valencia gli operatori turistici locali. L'iniziativa fa seguito all'incontro avvenuto lo scorso anno nella città della Fortuna, quando gli stessi tour operator di Gandia avevano visitato Fano e i territori facenti parte del progetto Valli a Scoprire. Erano stati organizzati confronti con alcune associazioni di categoria ed erano stati puntati i riflettori sull'enogastronomia locale, a partire dalla vongola, prodotto ittico caratteristico del nostro tessuto economico e molto ricercato nel mercato spagnolo. La visita aveva trovato riscontro in particolare nella partecipazione al Festival del Bordetto in occasione del concorso internazionale della Fidewa, un altro tassello al quale si va ad aggiungere il lavoro svolto in questi giorni e che proseguirà anche in futuro. L'obiettivo infatti è quello di mettere a contatto diretto le agenzie e far sì che Fano possa rivolgersi sempre più a nuovi target e a nuovi interlocutori, attivando nel modo più concreto possibile flussi turistici verso la nostra città. Si è concluso qui a Gandia, in Spagna, siamo nella provincia di Valencia, città gemellata con Fano, un importante incontro di promozione della nostra città e delle vallate del Metauro e del Cesano. Importante perché presenti a questo incontro, che è avvenuto nel salone del comune di Gandia, c'erano le agenzie di Fano e della nostra vallata che si sono incontrate direttamente con le agenzie di Gandia. Ecco, un modo giusto, un incontro diretto, un network importante che aiuta a penetrare meglio in questo caso il mercato turistico, aiuta a fare meglio promozione della nostra destinazione. Tutto questo lo vogliamo realizzare anche con altre città d'Europa, quindi sicuramente con l'Inghilterra, sicuramente la Germania, mercati per noi anche molto importanti, e magari portando con noi anche la nostra gastronomia e quindi facendo conoscere meglio la nostra destinazione e magari aiutando a far crescere altri mercati.